La legalità mette nuove radici all'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, che ha ricevuto in dono la gemma dell'albero di Falcone. Vediamo. L'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro, diretto da Annalia Todaro, è una delle scuole italiane scelte per formare il grande bosco diffuso della legalità. Ha ricevuto e piantato una gemma del ficus che cresce a Palermo davanti all'abitazione di Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morbillo, simbolo di resistenza civile contro la mafia. Si tratta di un progetto nazionale dal nome Un albero per il futuro, voluto fortemente dalla Fondazione Falcone e dall'Arma dei Carabinieri. Prevede la donazione e la messa a dimora di circa 50.000 piantine nate dal ficus, che cresce a pochi metri dal palazzo dove abitava il magistrato assassinato nella strage di Capaci. L'obiettivo è che diventino presidi di legalità per tanti territori, strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società più giusta che rigetti i disvalori delle mafie. Presenti alla cerimonia di piantumazione, oltre agli studenti, le autorità civili, militari e religiose. Le piccole piantine donate alle scuole italiane hanno lo scopo di formare il grande bosco diffuso. Un'apposita piattaforma web monitorerà la crescita e lo stoccaggio della CO2. Grande emozione oggi per l'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro, perché l'Arma dei Carabinieri, il reparto biodiversità di Reggio Calabria, ci ha consegnato una piantina dell'albero di Falcone. La cerimonia di piantumazione è stata realizzata prima presso il plesso centrale e poi abbiamo ripetuto un simbolico incontro qui al plesso succursale Piersanti Mattarella, proprio perché il momento, per quanto simbolico, è sicuramente un evento importante per la nostra comunità, perché spinge i ragazzi a riflettere su quelli che sono i valori della legalità e a valorizzare l'immagine, il ricordo di Giovanni Falcone della strage di Capaci, contestualizzando con un simbolo che è proprio vicino a loro, all'ingresso della scuola.